buonasera, buonanotte, ormai perché siamo a luna di notte, ben ritrovati in questa diretta con Sotto la Pressa versione elettorale. Allora, abbiamo dei dati che sono ancora molto 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 prematuri, anche se le proiezioni ci danno uno scarto abbastanza attendibile. Allora, il punto è che le proiezioni SVG danno una netta vittoria di Bonaccini, il rapporto con la Borgonzoni è 51 a 43, quindi 8 punti di stacco con le prime proiezioni, anzi la seconda ondata di proiezione SVG, quindi si è confermata una tendenza che darebbe questo distacco. SVG per la 7. Per quanto riguarda Opinio, il distacco per la RAI sarebbe di 3 punti, ma tutti stanno orientando, anche sì, i media nazionali, su questa che è definita ormai come una vittoria, tanto più che Zingaretti sta parlando in questo momento presso la sede del partito e ha di fatto ringraziato Bonaccini per la straordinaria affermazione. Bruno Rinaldi, candidati anche voi all'interno del centrodestra con Cambiamo il Popolo della Famiglia e con anche la quota di idea di Carlo Giovanardi anche. Come legge questo dato? Era prevedibile quella che sembra ormai a tutti gli effetti una vittoria di Stefano Bonaccini? Era prevedibile o che cosa è successo? Concordo un po' sul fatto che gli errori delle amministrative e la forza delle amministrative del PD e gli errori di un certo centrodestra sono riflessi anche su scala regionale. Allora, innanzitutto grazie per l'ospitalità e per avermi invitato. Grazie a lei per avermi invitato. Allora, certamente si è replicato un errore di fondo, credo da parte del centrodestra e soprattutto della Lega, quella di non considerare la forza del PD nel momento in cui esiste la difficoltà. Cioè, il Partito Democratico ha dimostrato, anche nelle elezioni amministrative a Modena, appunto, di dare, tra virgolette, il meglio di sé proprio in condizioni estreme, condizioni di difficoltà elettorale. Questo è successo anche in Emilia Romagna. Abbiamo visto un PD estremamente spaventato al punto da rischiare il fondo del barile, da muoversi in tutte le direzioni, utilizzando anche le sardine, che vanno forse a supplire anche... Ha avuto un ruolo le sardine per lei in questo momento? A mio avviso le sardine hanno sostituito sostanzialmente quello che era il ruolo del sindacato, quello della mobilitazione, che oggi non vediamo più. Il sindacato di fatto non ha più la capacità di mobilitare masse come aveva negli anni 80 e ai primi anni 90. Quindi si sono dovuti inventare uno strumento nuovo che potesse svegliare qualche dormiente, poi abbiamo visto che ne ha svegliati parecchi di dormienti. E io penso che l'alta affluenza, sia in parte non trascurabile dovuta anche alla presenza delle sardine, che hanno giovato evidentemente più al mondo della sinistra che a quello della destra, chiaramente. Il centrodestra, cosiddetto centrodestra, quale difficoltà può aver avuto? Ha avuto certamente la mancanza dell'ala moderata, un'ala moderata rappresentata come rappresentata negli altri posti d'Europa, in Francia, in Spagna, e un centro moderato che va a smussare certe spigolature che la destra di sua per sua natura non smussa, per cui abbiamo avuto una campagna elettorale che non è stata accettata dallo zoccolo duro della sinistra, ma neanche dai moderati della sinistra, come fu ad esempio quando si candidò Guazzaloca a Bologna. Guazzaloca vinse perché aveva una proposta chiara, deciso, forte, ma moderata, e quindi era ben accetto anche da certi ambienti della sinistra moderata, appunto tale che vinse le elezioni all'epoca. Non è ancora possibile dare delle indicazioni chiare, soprattutto oggettive, rispetto ai dati reali, quelli che stanno arrivando dalla prefettura e dal Ministero dell'Interno, perché le sezioni
per il presidente della, a livello provinciale sono ancora 21 rispetto a 704, danno un'inversione di tendenza anche rispetto allo scostamento di due sezioni, prima in vantaggio Bonaccini con il 48 e seguito da Lucio Bergonzoni con 46, Bergonzoni con 46, adesso la situazione si è invertita con 21 sezioni su 704, ancora dati non oggettivi se legati a delle proiezioni, in questo caso le proiezioni sono più reali, dei dati reali che vengono da una percentuale ancora bassissima di sezioni scrutinate. Tra l'altro è un po' strano perché pensavamo che fossero dei tempi, non dico ristretti, però 21 sezioni su 704 sono veramente poche. Sì. Probabilmente c'è un ritardo dovuto alla presenza delle preferenze che in qualche maniera incidono negativamente sul tempo di scrutinamento. Ma se ricorda, ci fu un ritardo anche nelle scorse amministrative, cioè fu uno spoglio particolarmente lungo, quindi non mi meraviglia il tempo che passa più del dovuto, almeno quello che teniamo noi. Per quello che riguarda l'instabilità del dato, è assolutamente spiegabile nel momento in cui i numeri sono ancora bassi. Quindi basta un paese che più incline a votare Lega rispetto a PD, che il voto cambia, la percentuale cambia sensibilmente, ma il voto immagino la percentuale stabilizzerà molto velocemente. Nel centrodestra che cos'è la riflessione? Voi come forza del centrodestra che vi siete candidati anche in questa competizione all'interno di un raggruppamento di movimenti all'interno a sua volta del centrodestra. Forse è venuto meno un po' con questo strapotere anche della Lega nei numeri anche un'elaborazione di un pensiero politico, perché ad un certo punto i grandi contenitori, anche che poteva essere una volta l'Alleanza Nazionale, poi per il pensiero liberale Forza Italia, che dalle prime proiezioni la danno al 2,7 praticamente annientata, è venuto un po' meno il pensiero politico dei partiti tradizionali, quindi sostituito, è schiacciato comunque. Vi sentite schiacciati da questa Lega forte nei numeri, ma forse vuota nella elaborazione di un programma, di un progetto? Allora, io credo una cosa. Allora, è indiscutibile, è fuori di dubbio, che la configurazione vincente del centrodestra sia questa, almeno in termini di partiti. No? Quello che non va sono gli equilibri tra un partito e l'altro. È evidente che la Lega, salvo per questioni di carattere numerico, è egemone in tutta la compagine del centrodestra. Però io desidererei che la parte moderata del centrodestra, che pure esiste e deve esistere, altrimenti non si chiamerebbe neanche centrodestra, si chiamerebbe destra e basta. Quindi è fondamentale la presenza di un centro, se non forte elettoralmente, con idee forti, che poi si tradurranno e si potranno tradurre anche in percentuali importanti dal punto di vista elettorale. Ma nel momento in cui il centro non ha una sua proposta moderata, popolare, liberale, come era per esempio ai tempi del Partito della Libertà, del PDL, questi rapporti non poi difficilmente cambieranno, perché è opportuno che la gente, che l'elettore, che la società percepisca che esiste anche un centrodestra moderato, con proposte normali, con proposte attuabili, che poi in realtà hanno portato in essere, perché l'esperienza del governo del centrodestra in altre regioni ha visto anche un centro importante, non c'era solo la in Lombardia, c'era una Forza Italia importante e una Lega altrettanto importante. Non c'era l'egemonia assoluta della Lega come questa volta in Emilia Romagna. La Lega, tra l'altro, è una destra anomala, possiamo dire, se, posto che la possiamo anche chiamare destra, perché provengo nella storia politica, è la seguente: io provengo dall'Alleanza Nazionale. E infatti, come uomo di destra, centro, più che di centrodestra, vede una destra in termini di pensiero politico all'interno di questa Lega?
Io trovo, almeno nell'accezione tradizionale del termine destra, no? Quindi nel concetto anche controrivoluzionario rispetto ai tentativi rivoluzionari spinti in avanti da una certa sinistra, mi trovo più a mio agio in una forza cattolica popolare rispetto a una destra, che è quella della Lega di oggi, che non è una destra classica all'italiana. La destra italiana ha sempre avuto un contenuto culturale importante, forse percentuali meno importanti, ma sul piano culturale è importante, sul piano di rispetto delle istituzioni è altrettanto importante. Mi permetto anche di dire che in tempi assai bui della Repubblica Italiana ha avuto anche atteggiamenti di responsabilità assolutamente importanti e certamente mancava quell'aspetto provocatorio che la Lega oggi porta all'interno del proprio DNA. Parlo delle citofonate, parlo di questi aspetti che sono molto caratteristici dell'ambiente leghista, che io non discuto e ritengo comunque la Lega fondamentale, ripeto, per il successo del centro-destra, ma proprio per queste peculiarità della Lega io credo che il centro della coalizione debba ancora essere più rinforzato, quindi la capacità di smussare certi aspetti sono cose della Lega, devono essere più evidenti. Forse potrebbe recuperare anche una parte che è andata a sinistra, di fatto. La parte moderata della sinistra potrebbe anche intravedere in un centro moderato una proposta credibile, perché poi il fatto è quello, la proposta deve essere credibile. Perché se Bonaccini, no, che ovviamente io contrasto sul piano politico, ha vinto con 7-8%, evidentemente è stato più credibile della Borgonzoni, che purtroppo ha perduto. Arrivando sulle terze proiezioni dell'Emilia Romagna, ricordiamo il distacco netto segnalato dalla seconda proiezione SVG, che rifletteva un po' il primo e dava un distacco tale da non essere recuperato e da già affermare e comunicare la probabile, quasi certa vittoria di Bonaccini, ovvero 8 punti di distacco con il 43% la Borgonzoni e il 51% Bonaccini. Ma i dati però, che erano dati da Opinio per la RAI, non da SVG per la 7, fornivano uno scarto minore di circa 4 punti percentuali. E i dati della prefettura e del ministero, come dicevamo, sono ancora molto 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 parziali. E adesso siamo a 24 sezioni su 704. Possiamo dare... Lei cosa si aspetta dal Popolo della Famiglia che abbiamo? Qui abbiamo uno 0, ma sono ancora assolutamente non commentabili questi. Dalle proiezioni pare uno 0,4-0,5%, potrebbe essere verosimile, ma non ho la sfera di cristallo, può aumentare, può diminuire. Qua ci sarebbe in vantaggio la Lega adesso, 37, ma dipende molto anche dalle sezioni, dalla collocazione, come si diceva, o in montagna o in pianura. Una concentrazione di piccoli comuni possono dare dei dati veramente non rappresentativi di quello che potrebbe succedere, perché adesso darebbero un 47-34 a Bonaccini e un Borgonzoni al 47-30, sostanzialmente una parità, ma sono ancora veramente voti rispetto a una percentuale. Adesso sono 31 le sezioni scrutinate. Anche qui se darebbero una parità. C'è un crollo da verificare, anzi che si venisse confermato, comunque erano confermate anche dalle proiezioni, quello del Movimento 5 Stelle che adesso sarebbe sul 3,7, sarebbe veramente una... Il 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è nato per un obiettivo, e un obiettivo che poi quando è stato il potere non ha perseguito. È stato col centro-destra, poi è stato col centro-sinistra, poi ha dato di sé un'immagine che era esattamente il contrario di quella che loro avevano dipinto nella presentazione del movimento quando è nato. E naturalmente la gente si è sentita tradita, si è sentita ingannata, ha compreso che probabilmente non hanno neanche le capacità amministrative per portare avanti impegni che
si sono assunuti, basta pensare anche ad altre esperienze in altri paesi, quello che hanno fatto, a Roma, tanto per dirne una, e il risultato può essere questo qua. Insomma, io ritengo assolutamente positivo che i 5 Stelle siano andati al 3%, o 3,5%. Sì. Anche il 4 sarebbe comunque un sì, dato minimale. Sì, forse sarebbe un minimo che presupporrebbe o una rifondazione totale del movimento, anche se in questo contesto è difficile un po' pensarla, perché il senso del Movimento 5 Stelle con cui è nato, con cui ha avuto successo, è uno e forse irripetibile rispetto... Io alle rifondazioni non credo, quando ho fatto rifondazione comunista fu un'esperienza che era fallimentare, è stata fallimentare per fortuna dal mio punto di vista. Zingaretti parla di una rifondazione anche del, già ne aveva parlato anche in caso di vittoria, anzi soprattutto in caso di vittoria dell'Emilia Romagna, parlava di una rifondazione di fatto anche di un PD che deve cambiare. E lei ha la necessità anche di ritrovare un po', lei è molto legato anche al PDL, a questa esperienza che per molti fu una fusione a freddo, per altri fu una bella esperienza. E, rivedrebbe di comporsi con, ovviamente, con una Lega più ridimensionata, perché immaginiamo anche dopo queste elezioni probabilmente avrà, forse anche ha toccato il suo picco, avrà anche lei un riposizionamento, un ridimensionamento. Allora, parlo dalla prima parte della domanda, quella della rifondazione del Partito Democratico. Siamo abituati, perché ogni qualche anno il partito comunista, quello che era in origine del comunismo, viene rifondato. PC, PDS, DS, PD, quindi adesso fra breve avremo una nuova formula che potrà essere botanica, come la Quercia o roba del genere, o perché no, magari anche ittica, visto che le Sabine hanno avuto questo imprinting importante in queste elezioni. Per quello che riguarda invece il nuovo PDL, quello che potrebbe essere chiamato l'aggregazione al centro, no? Io ritengo sia fondamentale. È una Lega alleata, la vedrei assolutamente bene, una Lega che naturalmente deve usare alcune cose della sua politica, ma mantenendo la sua identità. A posti fini Berlusconi. Sì, secondo me sarebbe molto, molto buono come... Tanto è vero perché il PDL aveva il 38, il 40% ha avuto, per cui non era esattamente una fusione a freddo, era l'unione di più esperienze che avevano obiettivi molto simili, quindi era un'esperienza aggregativa, e come tutte le esperienze aggregative in politica hanno successo, e è stata sciolta per motivi che ne sfuggono, perché non capisco perché il PDL poi è finito, si è trasformato in Forza Italia così dalla mattina alla sera. Io non ho accettato questa trasformazione senza alcun congresso, senza alcun processo democratico, e mi sono trovato senza partito all'improvviso, ma ho mantenuto la voglia di un partito di questo tipo, e credo che sia indispensabile per una ripresa del centro-destra ripartire dal centro, perché la destra, abbiamo visto, c'è e gode di buona salute, no? Perché comunque a prescindere dagli aspetti rispetto ai quali possono essere d'accordo o meno, li rispetto perché sono certamente più vicini a me rispetto al Partito Democratico, su questo non c'è dubbio alcuno. E quello che io vorrei una Forza Italia più forte, vorrei un centro cattolico più forte, e credo che un'unione dei partiti al centro potrebbe avere successo. Ecco, c'è un fatto che anche se le sezioni scrutinate adesso sono 36.704, però stanno già dando dei dati indicativi, almeno per non tanto per i presidenti, ma per le liste, che corrispondono a quelli delle proiezioni, ovvero con un Fratelli d'Italia che sarebbe intorno all'8, quindi 7.96, e si riflette, con un Forza Italia che non sarebbe al 2.7 per le proiezioni, qui su Modena, dei primi dati reali delle 34 sezioni scrutinate, sarebbe al 2.11%,
abbiamo, sì, le liste forse queste si riposizioneranno, però ecco, prima era uno 0,18, adesso anche proprio la famiglia cambiava, è già 0,24, quindi la possibilità con la progressione delle sezioni scrutinate di arrivare verso quello 0,5% di cui si diceva è possibile. E quindi c'è questa situazione che già riflette anche con poche sezioni scrutinate, almeno per le liste, a quella tendenza, che vedrebbe però una Lega in questo caso al 37%, invece con un Partito Democratico al 37%. Questo rappresenta una divergenza un po' maggiore, perché nelle proiezioni in realtà i due partiti principali erano sostanzialmente al 31%, entrambi, qui ci sarebbe una divergenza maggiore. Però ecco, anche questi primi dati non sono poi così lontani rispetto alle tendenze, con un Bonaccini presidente al 7,3, la lista Bonaccini presidente al 7,3, guardiamo quanto sarebbe ora la lista invece Borgonzoni all'1,59, sarebbe veramente bassissimo, in questo caso sarebbe un dato veramente deludente per la lista Borgonzoni presidente, che non farebbe assolutamente il quoziente, ma qui rischia anche di stare fuori, e questa è veramente una novità, anche Forza Italia per la prima volta rischia di non fare il quoziente, quindi anche con due competitor che potevano a Modena probabilmente anche aggiungere qualcosa ai voti di lista, rischia di essere una battaglia vana. E da qui la necessità, come dicevo prima, di arrivare al centro, i moderati, che non vuol dire quelli che non si lamentano mai, non vuol dire quelli che non si arrabbiano mai, i moderati sono più arrabbiati magari di non moderati, ma una maniera di manifestare il loro dissenso in modo diverso, magari anche più rispettoso di altri partiti. Però credo che sia fondamentale dare nuova linfa al centro politico. Fondamentale. Quei liberali di Forza Italia dove sono andati a finire? Quelli che erano un tempo avevano percentuali importanti. E anche finire a destra, nella Lega o in Fratelli d'Italia, perché il partito dei non votanti si è comunque parecchio ridotto, cioè nonostante le percentuali sono sempre quelle, quindi occorre veramente anche un'operazione culturale del centro, anche come dicevamo prima, di carattere filosofico del centro per tornare a contare qualcosa, perché chiaramente conti nel momento in cui anche ti distingui. Io vorrei dire un'ultima cosa, noi facemmo in campagna elettorale una sola domanda chiara, poi naturalmente tante osservazioni, tante critiche a Bonaccini, una domanda chiara la facevo addirittura dal vivo della campagna elettorale: cosa pensava il presidente Bonaccini, secondo voi si chiama il presidente, anche comunque la futura consigliatura, legislatura, dell'utero in affitto, della pratica dell'utero in affitto. Quindi una domanda tecnicissima rispetto alla quale non c'è alcun tipo di ambiguità. Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Quello che posso dire è che noi questa domanda non è che con la fine della campagna elettorale non la faremo più, e la continueremo a fare. E speriamo che nella legislatura, continuo a chiamare la consigliatura ma sbaglio, e si abbia la possibilità di sapere finalmente cosa pensa Bonaccini di questi temi che noi riteniamo fondamentali, di cui non si è assolutamente parlato nella campagna elettorale, come non si è parlato di tanti altri temi importanti, partendo dal lavoro, passando per l'economia, e si è parlato di un sacco di altre cose che sono spesso non corrispondenti alla realtà delle cose. Ci vorrebbero delle sardine di centrodestra, dei salmoni. No, in questo caso salmoni, perché vado contro corrente. Infatti il salmone sarebbe il pesce perfetto. Qui è anche buono, c'è un pesce di qualità, mentre la sardina è un pesce costa poco, pure buono, fritto però. Proseguiamo, anzi cambiamo, è il caso di dirlo, cambiamo. Bruno Grandi si ferma ancora un po' con noi. No, scappolo. Scappa. Sì, no. I salami sono lasci. Rimango. Ok. Ok, va bene. Invece ci diamo il cambio qui con il collega Giuseppe Lomelli, grazie Bruno Rinaldi per ora. E...
diretta continua. I dati arrivano veramente con il contagocce, forse proprio per questo fatto relativo allo spoglio delle preferenze che allunga un po' i tempi, ma su Modena siamo ancora sui dati provinciali. Delle province, 41 su 704 darebbe una sostanziale parità, e continua comunque a riflettersi quella sostanziale parità nei dati reali del presidente, che non corrisponde a quelle delle proiezioni. Invece ci sarebbe un qualcosa molto di più molto più simile rispetto ai dati delle liste, che darebbe... c'è una differenza ovviamente. Ringrazio Gianni e accogliamo ancora Monfredini in questa diretta. Dicevo, c'è una differenza netta ancora tra uno scarto tra le liste candidati e presidente, però insomma in base alle proiezioni danno una percentuale di errore dell'1%, Bonaccini è il nuovo presidente della regione Emilia Romagna. Sì, io personalmente mi congratulo con lui per la vittoria, quindi... E poi dopo le elezioni determineranno poi dopo le varie scelte che saranno fatte. Nel mio caso, in materia ambientale, valuteremo quello che verrà fatto in regione, quindi andremo a vedere che cosa, se la linea è sempre quella della passata legislatura. Garantisce un po' di più la presenza di un governatore che almeno ha messo almeno a parole i temi ambientali al centro della campagna elettorale? Sì, diciamo che non coincide quello che viene detto con quello che viene fatto, perché il PRIP 2025, che è il piano delle regioni infrastrutturali per i prossimi 5 anni, certamente prevede un esborso di 9 miliardi di euro per la realizzazione di strade, quando l'Europa ci dice di sviluppare la rete ferroviaria. Il rapporto fra trasporto su gomma e trasporto su ferrovia è sbilanciato tutto a favore della gomma e non della ferrovia, e questo è possibile leggere nel PRIT. Quindi queste sono le scelte. Il fatto di non considerare consumo di suolo le infrastrutture, ad esempio la Bretella Campogadiano Sassuolo, non viene considerata consumo di suolo, quindi di togliere le realizzazioni infrastrutturali stradali, quindi gomma praticamente, dal consumo di suolo è assurdo in una regione che ha il maggior consumo di suolo in Europa, certificato dall'Europa due mesi fa. Monfredini ripunta sui temi e quindi anche sugli argomenti in una serata che comunque è tutta incentrata sulla vittoria del centro-sinistra. È vero, ancora i dati sono passati ormai dalla chiusura dei seggi 2 ore e mezzo, ma i dati non sono ancora definitivi, ma pare appunto ormai certa la vittoria di Bonaccini. I temi saranno al centro dei 5 anni di governo di Bonaccini. È vero che una conferma di questo tipo, con una lega così forte, fa del governatore riconfermato una sorta di duca di una regione che comunque a questo punto può dire: io ho salvato la Roccaforte Rossa, no? Questo forse aumenta quella accusa di arroganza del potere che è stata fatta a centro-sinistra neanche nell'ultima fase. Sì, certamente questa è una caratteristica. È molto articolato il potere in Emilia Romagna, molto articolato con tante varie sfaccettature, perché è presente a livello di istituzioni un pochino ovunque, insomma, questo potere, quindi di conseguenza diventa sempre molto difficile opporsi a questo sistema. È logico che il nostro grande vantaggio, come dicevo prima, è quello del sistema Europa. L'Europa, a mio avviso, è un argine importante se si ritiene di fare delle cose che non sono più non sono in linea con le normative. Quindi certamente l'arroganza del potere è legittimata in questo momento, ma è l'alternanza invece politica che viene a mancare, che è il sale della democrazia, e senza l'alternanza politica la democrazia tende piano piano a morire. Un'alternanza indispensabile soprattutto da parte di chi ha militato per tanti anni il Movimento 5 Stelle, vedeva centro-sinistra, centro-sinistra e centrodestra molto simili, PD e PDL meno L, insomma c'era questa equiparazione tra i due schieramenti.
da parte di un candidato appunto del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle nel quale Roberto Monfredini oggi non si riconosce più, proprio adesso ci sono le dichiarazioni di Simone Benini, candidato del Movimento, che pare non aver raggiunto nemmeno lo scoglio del 5%. Comunque i dati non sono definitivi, ma si attesta intorno a quella percentuale. Questa è la grande sconfitta. Purtroppo, insomma, chi aveva pensato questo alcuni anni fa, adesso purtroppo ha ragione. Cioè, quello che era la tematica principale dei 5 Stelle, 5 punti, entriamo nel merito e lavoriamo sul merito delle cose, quindi rifiuti e problemi ambientali, insomma, questi sono venuti e sono venuti a mancare questi. Quindi, di conseguenza, la sconfitta è stata perché si è abbassata la guardia su quello che invece erano i punti prioritari del Movimento. È logico che poi dopo ma come lo vedo io, poi dopo può essere discutibile, muore l'anima che ha messo in piedi questo, automaticamente non c'è un'anima che può sostituirla. Quindi, deve essere creato un contenitore nuovo che raccolga nuove istanze che si possa presentare sul territorio. L'ultima battuta, anche perché poi facciamo l'ultima, così qualche domanda agli ospiti che ci hanno accompagnati in questa diretta Facebook. Quale sarà l'alternativa per raggiungere quell'alternanza auspicata da Monfredini da costruire nei prossimi 5 anni? Un nuovo soggetto politico che sappia raccogliere quanto di buono c'è stato all'interno del Movimento 5 Stelle in questi anni e quanto c'è nelle tante liste che si sono presentate, perché ci sono di sicuro persone capaci che con altre liste si sono presentate a queste elezioni. L'unione di queste liste con l'esperienza anche maturata nel Movimento 5 Stelle può portare poi a un nuovo contenitore politico, un partito o un movimento come uno vuole, che poi può presentarsi in regione con cose concrete, ma senza rinunciare però alla propria anima. Questa è la cosa fondamentale. Quindi, andando avanti con la propria anima senza essere ondivaghi. Ma per chi aveva tanto creduto al Movimento, è possibile tornare a credere in un movimento simile? O... No, cambia completamente tutto. Certamente sono stati fatti dei grossissimi errori, perché questo è indubbio. Automaticamente dovrà essere rivisto probabilmente il tuo progetto. A mio avviso il contenitore Movimento non è più un contenitore che può essere utilizzabile, cioè nel senso che è entrato in una fase calante che lo porterà al dissolvimento, ma successivamente ci potranno essere altre forze che raccolgono questo lavoro fatto con altre liste civiche per portare poi, per migliorare quella che è l'alternanza, insomma, per realizzarla. Questa è la cosa più importante. L'alternanza che a questo punto non è più neanche identificabile nel centrodestra dopo oggi, no? Non è detto, anche il centrodestra si muove dentro un sistema democratico, cioè nel senso che ho sentito dire in questi giorni fascisti, non fascisti, cioè tutte le strutture si muovono dentro un sistema democratico fatto di leggi, di norme che adesso sono in Europa, sono più neanche nel nostro Parlamento, insomma. Lo spauracchio fascista usato e mosso anche dal PD in campagna elettorale, insomma, non vedi Monfredini ma abbiamo il Veneto, è ritenuto una delle migliori in assoluto regioni d'Italia, insomma, cioè nel senso che non diciamo sciocchezze. Poi dopo ci possono essere degli irrigidimenti su alcune tematiche che allora possono essere discutibili, ma non andiamo a usare termini come fascista o altro quando si parla di regioni che sono dei fiori di democrazia, insomma, assolutamente. Ringrazio Monfredini, al quale chiedo di sostituirsi a Martin Carini. Che vi ringrazio moltissimo. Grazie. Che ospitiamo adesso, tra poco entrerà appunto Martin Carini, è stato consigliere comunale nella lista di sinistra, non si è ripresentato, era un sostenitore di Modena volta pagina, e verrà insomma a commentare anche lui il voto, un voto che al momento, lo ribadiamo, vede
ormai certa la rielezione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Siamo certi, no, Marco, della rielezione? Teniamo la questione del gufo. Le proiezioni dicono di sì. Però mentre ero di là, stavo un po' giocando con i numeri, anche un po' per deformazione professionale, e si vede che stanno entrando adesso i voti veri, probabilmente quelli delle province, cioè scusa, quelli delle periferie. Delle periferie. E in questo momento è davanti la... che è interessante anche questo, perché secondo me comunque la sinistra, qua una battuta velocissima, ha perso le periferie, e metto la E grande finale perché è un concetto molto più ampio, il discorso delle periferie, e sicuramente adesso che arriveranno i dati della città probabilmente si tornerà poi comunque a confermare le proiezioni che abbiamo visto, però sì, sono interessanti. Quindi. Sì, ripeto, alle ormai a 2 ore e mezza dalla chiusura dei seggi non abbiamo ancora un dato proprio definitivo, ma pare ormai certo, così è uscito del resto anche il segretario nazionale del PD Zingaretti a festeggiare la vittoria di Bonaccini, sarebbe insomma davvero così ormai improponibile un ribaltamento. Da uomo di sinistra, perché questo si può dire, sostenitore, lo dicevo prima, della lista Volta Pagina, che si era candidata a Modena alla sinistra del PD, è comunque da festeggiare la vittoria di Bonaccini rispetto a quel rischio della Lega? Cioè, era comunque il primo avversario della Lega, il centrodestra? Ovviamente sì, la Lega è un avversario che deve essere combattuto, assolutamente. E ha vinto Bonaccini, che non ha avuto sicuramente il mio appoggio, quindi lo dico, come non l'ho appoggiato 5 anni fa, non l'ho appoggiato questa volta, e diciamo così, speriamo che questo qua sia un momento in cui lui veramente raccolga tante cose, tante sollecitazioni che arrivano dal mondo della sinistra, che in questo momento è un po' residuale, si vede dai numeri, la sinistra che lui stesso ha all'interno della sua coalizione, e speriamo che si comincino a fare cose veramente di sinistra, ma con delle scelte radicali, perché in questo momento io non mi accontento di quello che sta accadendo nella mia regione, è una regione che deve fare passi importanti e radicali anche sulla qualità dell'aria, sulla gestione dei rifiuti, sulle infrastrutture, famosissima Campo Gagliano Sassuolo, insomma dobbiamo cominciare a dirci le cose come stanno e fare delle scelte veramente coraggiose che in questo momento non vedo messe in campo. Ovviamente. C'è un imbarazzo da parte di Fincarini, decisamente di sinistra, non ha appoggiato Bonaccini, c'è tutta un'area da coraggiosa ai verdi che ha sostenuto la candidatura del presidente, a questo punto riconfermato, e che dal punto di vista dei contenuti sosteneva sottoscriveva le stesse posizioni di Fincarini. No, ad esempio, alla Bertella Campo Gagliano Sassuolo, per dirne una, stop all'inceneritore, consumo di suolo zero, insomma tutte le grandi tematiche ambientali. Come si poteva sostenere queste grandi tematiche e allo stesso tempo riconfermare il PD in regione? Io non rispondo per loro, perché io non ce l'avrei mai fatta, semplicemente. Mi fa tenerezza vedere magari il comune di Modena adesso l'idea di che si mettono la maglietta con scritto no alla bretella, quando abbiamo di fronte a noi Muzzarelli e Bonaccini che la definiscono un'opera strategica, cioè la mediazione lì non so che cosa voglia dire, probabilmente proprio perché non sono capace, è un mio errore, è un mio difetto, io non sarei capace di trovare una mediazione con una persona che dice che è un'infrastruttura strategica e io che dico non dobbiamo arrivare fino a Sassuolo. Insomma, io la vedo particolarmente dura. Evidentemente qualche cosa verrà fatto, oppure semplicemente non verrà fatto niente e si manterrà lo status quo delle cose. Fra l'altro, nei numeri prima, volevo dire, era interessante vederli, perché ha vinto anche la questione del voto disgiunto. Stavo guardando i 5 Stelle che hanno preso meno voti, cioè il loro candidato ha preso meno voti rispetto a quelli di lista, quindi la lista supera candidato, quel discorso del voto disgiunto che facevamo all'inizio probabilmente ha funzionato. Era l'appello al voto di Bonaccini rispetto a
anche questa paura che era evidente, insomma, di una sopravanzata delle destre, aveva detto del centro-destra. Ho usato la parola delle destre, che cara al centro-sinistra, ma di fronte a questa paura si è fatto l'appello al voto disgiunto, un appello che è stato evidentemente accolto, soprattutto dall'elettorato 5 Stelle. Dicevo, da una parte ha usato Bonaccini l'aiuto di tutta l'anima verde, ecologista, ambientalista, dall'altro è riuscito a intercettare anche le anime storiche del centrodestra, si è detto dalla Bergamaschi a Fagioli a Reggio Emilia, allo stesso Cazzola a Bologna, ha unito un po' tutto, ora bisognerà governare questo tutto. L'abbiamo appena detto, secondo me è un'impresa difficile, ma si sa, adesso funziona così, no? C'è una politica liquida, come dicono, io forse davvero non so ancora interpretarla e mi dispiace, perché a me piacerebbe che la politica oggi sia più chiara con tutti, sia più netta con i cittadini, con quello che ti voglio portare come proposta, e in questo momento vedo un ventaglio talmente aperto nella coalizione di Bonaccini che davvero non so che cosa possa stringere. Ha 5 anni adesso per dimostrare che veramente crede in quell'anima verde, quando però poi quell'anima verde si andrà in contrasto con tutte le destre che si è portato dentro. Io voglio vedere come riuscirà a fare quel tipo di mediazione. È proprio quello che non mi ha convinto e per cui, insomma, non ha avuto il mio appoggio, assolutamente. E tu dici quindi che non ci addormenteremo in un modo risvegliandoci un altro? No, credo che ormai i dati siano definitivi, resta da vedere se lo scarto è davvero di 8 punti, come le ultime proiezioni davano, fosse un po' meno, probabilmente anche ci sarà uno scarto rispetto al voto del Presidente sul voto di lista. Ringrazio Marco Quincarini, l'ultima battuta con Stefano Sorana, che ci aveva accompagnato anche in questa diretta, e poi insomma saluteremo anche i lettori della Pressa. Grazie e Marco. Andiamo a letto sereni? Sereni dipende da cosa mi auspicavo. Va bene, grazie. Vado a chiamarlo. Rieccoci con Stefano Sorana a chiudere questa diretta di ormai di 2 ore e mezzo della Pressa, una diretta che ha seguito lo spoglio elettorale, ancora i dati definitivi non danno una certezza, restano alcune certezze che a partire dalle dichiarazioni del segretario nazionale di Zingaretti, che ha dato per certa la vittoria di Bonaccini, e delle proiezioni ormai indiscutibili, ha vinto Bonaccini. Bonaccini, tra l'altro stavo guardando prima i dati reali del Ministero, addirittura mi sembra che si sia verificato il caso di un voto disgiunto di elettori del centrodestra che potrebbero aver votato addirittura Bonaccini Presidente. Questo è un dato abbastanza inquietante che sta emergendo, e per il resto il dato è quello. Ci sono altri 2 dati su cui riflettere, uno secondo la sparizione di fatto dei 5 Stelle, che a questo punto valuteranno loro cosa fare, e poi anche all'interno del centrodestra, secondo me, la profonda crisi di Forza Italia. Lo dico io perché sì. Soranna è in qualche modo anche al fianco di uno dei candidati. Però è un dato di fatto, a questo punto credo che soprattutto al centro del centrodestra vanno fatte delle valutazioni, secondo me. La lista cambiava malissimo, pare sono sotto l'1%, e Forza Italia pare sotto al 3%. Esatto, secondo me a questo punto sembra quasi che l'elettore di centro non esista più, è cosa di cui dubito. Quindi a questo punto bisognerà fare delle valutazioni e capire se questo centrodestra, così come è strutturato, ha ancora un senso. Forza Italia, dicevano, appunto, intorno non solo sotto il 3%, ma poco sopra il 2%.
questo renderebbe anche difficile l'elezione anche di un solo consigliere in regione. La famosa sfida modenese tra Platis e Galli sarebbe stata una sfida vana, perché a questo punto probabilmente se scatta, scatta un consigliere a Bologna. Esatto, di fatto non avrebbe vincitore. Ci sarà forse un vincitore virtuale, perché comunque le preferenze ci sono e quelle si guarderanno. Sicuramente. Vediamo ora Bonaccini in diretta sorridente, è certa insomma la sua vittoria, ormai al di là dei numeri ufficiali della prefettura. C'è un dato con cui chiuderei questa lunga, ci sono le maratone di Mentana ben più lunghe la nostra, è stato un modo anche di chiacchierare con alcuni delle persone che hanno accompagnato l'esperienza finora del nostro quotidiano. C'è l'ultimo dato con Stefano Soran, quello della lista Bonaccini presidente, intorno all'8%. È un dato importante, no? Sì, credo che tra l'altro l'utilizzo di liste civiche, cosa che aveva fatto anche Bonaccini, baciato da Stefano Aurini, il suo spin doctor. No, l'utilizzo delle civiche da parte del PD, cosa già fatta a Modena, è uno strumento particolarmente efficace, perché sia una cosa da copiare anche da parte degli avversari a questo punto. Confermiamo con una copertura del 40%, Bonaccini stacca di 7 punti, Lucia Borgonzoni è finita, insomma l'abbiamo scritto ormai mezz'ora fa, poi c'era qualche dubbio sui dati ufficiali, ma insomma il distacco è quello, 7 punti percentuali, un abisso, lo dico senza tema di smentito, un abisso imprevedibile alla vigilia del voto, 7 punti percentuali di distacco da Bonaccini e Borgonzoni è un abisso. Guarda, l'ultima battuta, Stefano, l'ho detto anche prima, questa è l'ultima davvero. Nella coalizione centrodestra sparisce l'ala di centro. Sì. E sparisce l'ala di centro, nella coalizione di centro-sinistra sembra sparire l'ala di sinistra, perché quella coraggiosa, quel gruppo alla sinistra del PD, ma in coalizione, che aveva regalato addirittura l'8% a Modena, perché il gruppo è quello, sì, no? Quella di Modena, della sinistra per Modena. Si ferma sotto al 3% invece in regione, 2,7%. Improbabile anche l'elezione di Paolo Trande a Modena, a questo punto, perché probabilmente se scatterà a Bologna. Si annulla la sinistra estrema, si annulla il centro alla destra. Cosa significa? Non è neanche un annullarsi degli estremi, si annullano proprio due ale delle due coalizioni. Resta un centro forte nel centro-sinistra e una destra forte nel centro-destra. Sì, no, il dato secondo me appunto, soprattutto per il centro-destra, è più interessante, nel senso che a questo punto bisogna inventarsi qualcosa, perché non si può, che tutto, non esiste che tutto il voto dei moderati vada nel PD, e quindi sicuramente va fatto un ragionamento su questo. E anche in ottica quasi che ormai in Emilia Romagna sono a destra contro un centro quasi sinistra, esatto. Con la sinistra scomparsa e il centro scomparsa, e su questo ragionamento poi bisognerà capire i movimenti di cui parlavamo prima all'interno della Lega, perché le scelte della Bertolini e di Pelloni da parte della dirigenza milanese, forse è dietro c'è qualcosa, c'è un progetto di cercare di allontanare un po' certi estremismi dal partito. Se evidentemente la Lega non riesce ad avere degli alleati forti al centro, dice Soran, si fa lei stessa centro, esatto, facendosi guidare dalle anime più liberali al proprio interno, a partire da quella della Bertolini. Credo, sì, e credo anche soprattutto a livello per il futuro, soprattutto credo che il nome di Pelloni sia ormai molto spendibile. Pelloni, sindaco di Vignola, che si candida alle regionali, vedremo domani, ormai il gioco della presidenza è chiuso, vedremo domani invece il gioco delle preferenze per la composizione del Consiglio dell'Assemblea regionale e per vedere anche le sfide modenesi. Una di queste sfide è proprio quella all'interno della Lega, tra Pelloni e Bargi, perché queste sono le due anime meno maschili. Esatto. Ringrazio Stefano Soran, con il quale abbiamo chiuso questa lunga diretta della pressa. Stefano Bonaccini,
è il nuovo presidente della regione Emilia-Romagna. Tutti i risultati anche nelle prossime ore verranno aggiornati sul nostro quotidiano online. La nostra diretta termina qua, anche per lo sfinimento degli ospiti che ringraziamo per la pazienza e anche per averci accompagnato in questo racconto elettorale. Grazie a tutti i lettori della Pressa, domani troverete ovviamente i nostri resoconto e anche qualche commento da parte dei nostri giornalisti. Grazie.